faccio la pace e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci troviamo questa mattina in modo inusuale in piazza per celebrare l'Eucaristia in questo 8 maggio, in questo primo anno in cui noi come comunità parrocchiale di Avazzano onoriamo Maria Santissima, portando a oggi la festa solenne della confraternita con il titolo della Madonna del Rosario. E forse questo giorno, come segno di Maria, celebriamo l'aperto, perché in questo momento in cui stiamo facendo qualche lavoro in chiesa per renderla più solenne, per dargli un tocco diverso, perché le nostre celebrazioni siano anche il segno, il nostro curare la Chiesa come struttura è il segno della nostra devozione, del nostro amore. E per non anche spezzare la tradizione che abbiamo qui di portare la Madonna dalla chiesola alla chiesa parrocchiale, allora insieme alla confraternita abbiamo ritenuto opportuno vivere questo momento in piazza. E allora, proprio perché siamo uniti la devozione a Maria Santissima, la donna del Vangelo, che parla poco, agisce e vive questo anelito verso il Signore, della solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. Perché non abbiamo bisogno di salire sulle montagne. Liberamente un contesto forte di amore e devozione al Signore deve essere anche testimoniato in tanti altri modi. Allora chiediamo al Signore in questo giorno in cui 8 maggio, la festa della mamma, questa domenica, e chiediamo al Signore tutto questo. E per celebrare meno indegnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Conoscere Gesù, figlio di Dio. Attraverso i fatti della nascita, arrivando fino all'ascensione e continuando il suo Vangelo negli Atti degli Apostoli. Vangelo e Atti sono un corpo solo, perché anche nei discepoli di Emmaus, nell'incontro dei discepoli di Emmaus, in cui Gesù che si accosta ai discepoli e spiega loro le scritture, ma non ci dice il Vangelo che cosa spiega. Ci dice soltanto che lo riconobbero nello spezzare il pane, cioè nell'Eucaristia. Gli Atti degli Apostoli, che fa parte di questo corpo lucano, il corpo dei testi di San Luca, evangelista, ci raccontano e ci spiegano che cosa voleva dire attraverso le catechesi, attraverso gli incontri delle prime comunità cristiane. Quello che è stato fatto dagli apostoli e da coloro che li hanno seguiti, da Marco, da Luca, discepoli di San Paolo, potremmo citarne tanti altri, Agrippa, Priscilla, eccetera, eccetera, è il segno che anche noi dobbiamo avere questa fede e questa devozione. Devozione, che la santa devozione è una cosa buona, il devozionismo è una cosa brutta. Perché molte volte, nel mio essere sacerdote, persona, parroco, quante cose che si sentono, che sento, quante cose che mi vengono dette, di belle e anche di non buone. Non siamo qui per, o non siamo chiamati a giudicare chi va in chiesa o chi non va in chiesa, chi fa una cosa o chi non la fa. A volte ci sentiamo migliori di quelli che vanno in chiesa, o magari quelli che vanno in chiesa sono migliori di quelli che non vanno. Non è una questione, molte volte, perché molti si giustificano dicendo io non vado per questo motivo o io vado per questo motivo. Noi siamo tenuti come cristiani a partecipare all'Eucaristia domenicale.
E questo è il segno tangibile che noi diamo a Dio. Siamo chiamati a fare questo, ma lo facciamo con amore, con fede e con devozione. Né perché ci tocca, né perché non ci tocca, né perché mi interessa, né perché non mi interessa. Lo dobbiamo fare perché ci crediamo e non per altro. Con tutti i nostri impegni, con tutti i nostri momenti, il Signore sa che cosa abbiamo nel cuore. E Maria è l'esempio vivente di tutto questo. Non è la Maria delle apparizioni particolari, di cui in ultimo periodo si parla tanto. Non è la Maria o quello delle profezie che ci vengono riportate. Non sono altre cose. Perché l'uomo di Dio sa comprendere e concepire quello che è importante per sé. Non perché quando guardiamo, mentre scende al cielo, dobbiamo dire che è bello che Gesù è sceso al cielo. Come quelle cose particolari, no? Dobbiamo vedere questo segno di Dio, Gesù che è salito in corpo e anima al cielo, nostro Signore Gesù Cristo, perché noi restando qua giù sappiamo offrire noi stessi a Dio, sappiamo con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri momenti buoni, brutti e tutto quello che capita nella nostra vita, sappiamo restando qua giù vivere questo anelito verso il Signore. Non abbiamo bisogno chissà di cercare molte volte, ecco, se facciamo altre esperienze, altri momenti sicuramente ci possono aiutare. Ora nostra mente perché anche da queste comunità possono nascere nel futuro santa vocazione del sacerdozio. Preghiamo. Adesso dice le voci di questo popolo che riconosce in Cristo risorto dai morti il sacerdote sempre vivo dinanzi a te per intercedere in favore dei fratelli. L'abbondanza delle benedizioni del cielo accompagni sempre il cammino di chi crede in lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore sia con voi. In alti i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini e giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Suoi membri, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero della pienezza e la gioia pasquale, l'unità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, alla fede della tua Chiesa e donami te pace secondo la tua volontà, perché tu regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbiate un segno di pace. Sotto sotto le corcellate parlano con gli angeli. No. Beati invitati alla cena del Signore e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
tribolazioni e degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria. È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani, eppure offendono il cuore amabile del tuo Figliuolo. Che da oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e meritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi i tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci spingono fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia noi ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie. Aggiungi ancor questo, Madre, concedi il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Stasera alle 5:30 partirà la processione. Il cane alla chiesa madre non si può mettere perché c'è in corso i lavori.
Thank you.